Ciao Fioi, oggi vi faccio vedere come fare brioche con i bei morbide da tocciare sul caffè a mattina. Tecete sul fuoco con latte e acqua, burro e lo intiepidimo. 2 minuti, farina, lievito secco, zonte del zucchero e tacchiamo a lavorarlo. Dopo 2 minuti, zonte del salfì, quindi impastiamo per bene. Serremo l'impasto col cellophane e lo mettiamo a riposare in frigo. Lavoriamo il burro col mattarello e formiamo un quadrato e lo mettiamo anche questo qua in frigo. Passare il tempo tiriamo a pasta, mettiamo il burro in mezzo, lasceremo, tiriamo per bene a pasta e la pieghiamo per 3 volte, questa operazione qua la facciamo 3 volte. L'ultima volta tiriamo l'impasto a rettangolo, lo dividiamo in 5 parti e quindi lo dividiamo a triangolo. Ogni triangolo lo pieghiamo a se stesso, dandogli a forma di brioche. Lasciamo riposare dentro il forno spento per 1 ora, quindi a fine bagniamo col rosso dell'uovo e latte. Inforniamo il tutto col forno già caldo a 180 gradi per 18 minuti. Io no, guarda che robetta. Una bella dose di crema di quella che preferì e buona questione. Se vi è piaciuto il video mettete un like, ciao!